Buonasera a tutti, benvenuti all'appuntamento, all'uno dei due appuntamenti di chiusura del Festival del Disegno 2020. Grazie di essere qui con un caldo eccezionale per Milano in settembre. Abbiamo con noi Davide Crepaldi, neuroscienziato, ed Emanuela Pulvirenti, docente e architetto. Li presenterò tra pochissimo. Abbiamo scelto di rispettare le distanze in maniera scrupolosa, infatti abbiamo Emanuela da Caltanissetta, e noi tutti qui dal vivo. Un piccolo consiglio per dopo: quando ci sarà il momento delle domande potrete alzare la mano e aspettare che venga qualcuno con il microfono. Quando arriverà il microfono per la domanda, non togliete la mascherina. Noi saremo senza mascherina perché siamo molto più distanti da voi, e quindi ecco. L'appuntamento di questo pomeriggio è sulle relazioni tra il disegno, tra la mano, l'occhio e il cervello. Emanuela Pulvirenti, come dicevo, è docente in Sicilia di arte, pubblica dal 2011 il sito Didattica Arte, con consigli, lezioni per gli insegnanti di arte e storia dell'arte, e di suo è architetto e light designer e grafica. Ciao Emanuela. Ciao, ciao a tutti. Ciao. Davide, spero che mi sentiate bene. Sì, ti sentiamo, grazie. Noi vediamo Emanuela da lì, voi la vedete da lì, ma anche un po' qui. Per chi la conosce, visto che è venuta l'anno scorso dal vivo, lei, vi ricorderete, è proprio così. Davide Crepaldi, milanese, neuroscienziato, ha studiato qui a Milano Bicocca e poi in Inghilterra, e ora insegna alla Sissa con un suo laboratorio di neuroscienze. Le cose che dirà a noi ovviamente sono cose che io posso comprendere, ma il suo campo d'azione, se voi guardate le sue pubblicazioni, è estremamente scientifico e raffinato. Quindi ti ringrazio di essere qui. Grazie con noi in versione Chiara. Un po' Piero Angela, Alberto Angela a parlare con noi. Persone semplici. Grazie, grazie dell'invito, Chiara. La prima domanda che io ho è per Emanuela. E volevo chiederti, nella tua esperienza, se disegnare lo possiamo considerare un gesto istintivo o se questa è una poesia che ci siamo fatti, romantica. Sì, in effetti c'è molta idealizzazione sul disegno. Disegnare è un atto cerebrale, intellettuale molto molto complesso, anche se è stato il primo linguaggio con cui l'uomo si è espresso ben 30.000 anni prima di cominciare a scrivere. È qualcosa di non innato, di non istintivo, perché nel momento in cui sto disegnando sto riportando la realtà in una scala minore, sto tracciando dei contorni che la realtà non ha e quindi la sto concettualizzando e la sto rendendo bidimensionale. Quindi è un'operazione veramente molto complessa che avviene in maniera istantanea nel momento in cui sto tracciando un segno. La questione della parte innata istintiva potrebbe riguardare più che altro l'essere portati, l'attitudine al disegno. C'è quella che viene chiamata la mano felice, cioè una capacità istintiva, ma non tanto di disegnare, ma di osservare. Disegnare bene è una questione di saper guardare bene e superare una serie di blocchi che ci crea il cervello, ma questo ne parleremo dopo. Quindi ecco, ora capiremo come non è affatto un'attività istintiva, e proprio per questo però do una speranza a tutti: può essere appresa, si può imparare a disegnare. E questo è uno un po' dei pilastri della nostra attività con il Festival, cioè cercare di risvegliare in tutti, veramente anche in chi non si crede dotato, la curiosità e l'abilità a ricollegare occhio, mano e cervello. Che ruolo ha il cervello finché si disegna? Cioè, che cosa succede lì dentro? Allora, è una, come un po' diceva prima Emanuela, Emanuela, in realtà le
diciamo, le azioni che compie il cervello durante il disegno sono estremamente complesse, però questo non deve spaventarci troppo, perché in verità sono molto complesse praticamente qualsiasi cosa facciamo, anche la cosa che a noi sembra più naturale del mondo, come camminare, o se pensate a quante cose possiamo fare mentre guidiamo la macchina o la bicicletta, eppure la complessità dell'algoritmo che ci sta guidando nei nostri movimenti è incredibile. Per cui, nonostante sia molto complesso quello che fa il cervello durante il disegno, ecco, questo non ci deve spaventare, perché comunque sempre la gran parte delle operazioni che il cervello fa le fa nascoste dietro uno schermo alla nostra consapevolezza. Per cui noi non sappiamo cosa sta succedendo, non sappiamo nemmeno che il cervello le sta facendo, ma lo sta facendo. Direi che ci sono più o meno due grossi mondi che vengono messi a contatto nel disegno, anche qui Emanuela l'ha anticipato prima. Una parte è la parte, diciamo, di percezione, quindi la visione, e questa sì che effettivamente è molto naturale, molto anche, diciamo, lavorata da anni e anni e anni di evoluzione naturale, che ha portato il nostro sistema visivo a essere estremamente efficace per quello che dobbiamo fare noi nella nostra vita. Questo poi però deve un po' coordinarsi con l'aspetto invece più motorio, e quello è un pochino meno facile, un pochino meno istintivo, anche qui ha anticipato molto, molto, molto bene Emanuela prima, perché invece questa non è una componente, diciamo, che ci viene diciamo, dalla biologia. Noi, se ci pensate, la funzione del disegno, nonostante abbia un valore sociale e comunicativo altissimo, non è una cosa che se non sappiamo fare non mangiamo e quindi non campiamo in buona sostanza. La biologia funziona in questo modo, molto molto diretto. Quello che devi fare deve permetterti di tenerti in vita, prima di tutto, e questo è quello che l'evoluzione naturale ci ha selezionato per fare. Quindi richiede un po' di allenamento. Però, ecco, l'accoppiamento occhio-mano non è così difficile da ottenere, perché in verità, anche se magari non siamo dei disegnatori incredibili, non passiamo molto tempo disegnando, quasi, ancora una volta in modo implicito, quasi tutte le attività che noi facciamo richiedono un coordinamento fra occhio e cervello. Per esempio, quello che sto facendo io ora anche qui senza rendermene conto, cioè gesticolare mentre sto parlando, deriva dalla mia percezione dei vostri volti, di quello che voi, secondo il mio cervello, state diciamo un po' come chiedendomi, in un certo senso, nel nostro atto comunicativo. E quindi, diciamo, ci sono delle connessioni cerebrali che sono ben oliate, ecco, non sono cose completamente da inventare da zero. E si possono tuttavia allenare, cioè si possono migliorare con l'esercizio. Sì. È come andare in palestra. Allora, sì, non è esatto, il cervello non è esattamente un muscolo, ma senz'altro l'allenamento aiuta, senz'altro è vero che la connessione migliora nel momento in cui viene esercitata. Anzi, qui ci sono proprio dei veri meccanismi, qui esco anche un po' dal mio campo, perché io mi occupo più che altro di comportamento, ma ci sono degli studi neurobiologici, quindi quelli molto sottili, in cui vanno a studiare cosa fanno le singole celluline nel nostro cervello, che hanno dimostrato una cosa molto molto carina, che il meccanismo fondamentale di apprendimento non è nient'altro che una sorta di ripetizione automatica che il cervello fa di quello che tu gli hai appena fatto fare, no? Per cui tu vedi e copi quelle connessioni neurali che si sono attivate quando tu hai chiesto a te stesso di farlo, vengono come ripetute dal cervello, come una sorta di eco, e questo è esattamente il meccanismo che potenzia quella connessione, quindi che la prossima volta che tu cercherai di fare la stessa cosa ti renderà un pochino più bravo a farlo. Questo ci aiuta da un lato, però poi magari ci trae in inganno e magari ci fa disegnare degli alberi stereotipati, delle casette col tetto a punta, cioè ci sono poi delle idee preconcette su come dovrebbe essere un disegno, visto che magari allenandosi molto mi vengono degli automatismi, oppure apprendo a scuola o in altro posto che un volto deve sembrare un volto. Questa è una domanda più per Emanuela. Sì, sì, ci sono tante fregature che ci dà il nostro cervello, perché non è portato a farci fare un disegno dettagliato e preciso. Le istruzioni che ci dà sono molto semplificative, che poi è la stessa cosa che fa il cervello quando immagazziniamo un'informazione. Elimina tutto ciò che è superfluo, ci fa ricordare le cose fondamentali per la sopravvivenza. Quindi, ecco, impariamo degli stereotipi fin da piccoli. Il bambino piccolo non guarda mai un albero per disegnare un albero, fa un cerchio con un cilindro, perché il nostro cervello ci porta, ecco, a questa semplificazione. È molto difficile uscirne, perché tendiamo a disegnare le cose come sappiamo che sono, non come sono veramente, come le vedono i nostri occhi. Ho sperimentato questa cosa dal vivo con un gruppo di studenti che avevo portato fuori in cortile,
ci siamo seduti per terra, ho detto disegnate questo angolo della palestra, ci eravamo messi proprio lungo l'angolo, quindi avrebbero disegnato questo volume molto schematico secondo una prospettiva occidentale, quindi con i due lati divergenti e l'angolo bello dritto al centro, puntato in alto. La cosa che mi ha sorpreso enormemente è stato che una percentuale non indifferente di studenti ha disegnato un'astronometria vista dall'alto, convinti di disegnare quello che stavano vedendo. Tant'è vero che alla mia domanda, ma tu lo vedi così? Loro erano assolutamente tranquilli, sì, lo vedevano così. Poi ho fatto una domanda più precisa, ma tu da terra, dove sei seduto, vedi il tetto? E lì è stato un attimo di panico, no, il tetto non lo vedo. E allora perché hai disegnato il tetto? Non se lo spiegavano nemmeno loro, perché hanno disegnato il tetto di un edificio di cui vedevano soltanto due pareti. Era entrato in gioco questo disegnare un volume più o meno cubico, il cervello ha dato l'istruzione cubo, l'istruzione in cui un cubo si capisce meglio. Quante facce possiamo vedere in un disegno di un cubo perché si capisca che forma ha? Tre, più di tre non si possono vedere in un volume. Loro ne hanno disegnate tre invece di due. E per riuscire a superare questo momento, questo impasse, abbiamo fatto una cosa intermedia, cioè abbiamo fotografato quell'angolo e si sono messi sul foglio, accanto a quello che disegnavano, il cellulare, quindi con un'immagine già bidimensionale, che aveva già subito una trasformazione. Il nostro occhio con la visione stereoscopica rende tutto piuttosto complesso. A quel punto si sono resi conto che, per esempio, le linee superiori del cornicione vanno a scendere sui lati, non andavano a salire. Quindi con un po' di fatica hanno imparato a vedere con gli occhi e non con il cervello. Quali altri trucchi il cervello ci fa, Davide, per in quali altri modi ci trae in inganno? Per fare delle scorciatoie o... Sì, diciamo, in generale il cervello è una macchina di semplificazione della realtà. Adesso, al di là sono definizioni molto più complesse, ma quello che poi fa comportamentalmente è quello. È molto bravo, è molto allenato, è stato allenato anche qui da millenni e millenni di evoluzione naturale, a ignorare, imparare qual è l'informazione rilevante in una certa situazione e semplicemente scartare l'altra, perché ha un limite energetico anch'esso, per cui sarebbe bello che registrasse tutto esattamente come succede, ma non è così, non abbiamo le forze per farlo, per cui quello che il cervello fa è appunto costruire delle semplificazioni, per cui appunto non vedere più l'edificio che in quel momento stai vedendo, ma vedere un cubo, perché tu l'informazione sul cubo ce l'hai, è più facilmente accessibile, la immagazzini nel tuo cervello con molta più facilità, la impari più facilmente e quindi diciamo è naturale che avvenga questo processo di deselezione dell'informazione rilevante per poi lasciarti soltanto quella che interessa di più. Sì, far arrivare il segnale, diciamo. Sì, esatto. Il segnale che più conta in quel momento. Sì. Esatto, per cui il disegno, quando uno disegna, se almeno è interessato a arrivare a quel livello di dettaglio, deve proprio fare questo esercizio che non è banale, perché poi, ancora una volta, tutto questo il cervello non lo fa in modo consapevole. Tu non devi come attivare, girare una manicotta e dire ok, adesso voglio i dettagli. Il cervello ormai l'ha fatto, gli ha persi quei dettagli, li ha buttati via. E recuperarli non è per nulla facile, ma non impossibile, ovviamente. Ecco. Ci sono proprio degli esercizi mirati ad acquisire questa consapevolezza. Per esempio, poco fa Chiara parlava di disegnare il volto. Disegnare il volto, se lo chiedi a un sedicenne, lo fa come un bambino di 6 anni, cioè l'ovale, questi due cerchi, il naso è una specie di U, perché per fare anche, un naso... Anche un quarantenne, Emanuela. Ok, sei il prossimo candidato a questi esperimenti allora. Allora ecco, un metodo per trarre in inganno lo stereotipo è quello che propone per esempio Betty Edwards, che è un'esperta proprio di questi meccanismi. Disegnare al contrario, prendere una foto, un disegno di un volto, girarlo al contrario e provare a copiarlo in quel modo. In quel momento il nostro cervello fa molta fatica a riconoscere un volto in un'immagine di un volto capovolto e quindi comincia a guardare solo le linee, le proporzioni, la disposizione dei vari elementi senza più pensare che quello è un volto. Incredibilmente, rimettendo poi tutto da capo, tutto insomma al loro posto, al suo posto, si nota come il disegno fatto
con l'esempio capovolto è molto molto più simile a quello che avrei fatto senza questo filtro. Avrei schematizzato e disegnato un volto come il disegno dei miei studenti, cioè come io so che deve essere disegnato un volto e non come l'esempio che mi era stato dato. Poi ci sono un sacco di altre scorciatoie per cominciare a mettere in crisi questi automatismi. Per esempio, in un oggetto molto complesso, guardare i vuoti e non copiare i pieni, perché il pieno io lo conosco. Se devo disegnare una sedia, ho in mente il concetto di sedità, di sedia, mentre i buchi che si formano fuori dalla sedia, il rettangolo tra le gambe, quelle sono entità che non conosco. Se disegno quelle, la sedia che poi ne risulta come vuoto tra i pieni che ho disegnato sarà molto più fedele, molto più corretta rispetto a quella fatta invece in maniera diretta. E questo è molto potente come meccanismo, nel senso che se il cervello mi deve far riuscire a percepire una sedia perché mi serve quell'oggetto, il fatto che io con un allenamento posso anche percepire il vuoto intorno è straordinario. Quindi sì, è vero che è una macchina per semplificare, ma opportunamente allenata sì, può anche... assolutamente. Può anche cambiare completamente la prospettiva. Tra l'altro molto carino l'esempio che ha detto prima Emanuela, perché quello è uno proprio degli esperimenti fondanti della psicologia della percezione. Se voi andate a un corso in università, vi infiltrate dentro la prima lezione, quando vi insegnano la percezione delle facce, questo è esattamente l'esperimento che vi fanno vedere. Quindi mostrano due volti, se sono appunto nella prospettiva canonica è estremamente semplice fare un compito uguale diverso, quindi mostrano due volti, voi non li conoscete, non sono persone familiari, però è molto semplice dire sì, sono la stessa persona, no, non lo sono, poi ribaltate i voti al testa in giù e invece questa capacità completamente va all'aria, per cui siete completamente random, garantito, cioè quasi nessun umano, se non è allenato bene, riesce a svolgere il compito di vedere due facce a testa in giù e decidere se sono uguali o diverse. E quindi insomma per dire la potenza dell'effetto. E un altro fenomeno che spesso viene raccontato e che dà un po' l'idea di quanto siano forti queste cose che noi apprendiamo sulla base della nostra esperienza visiva, sono queste immagini che possono avere una doppia lettura, no? Classicamente sono immagini in bianco e nero, dove se tu ti concentri sul bianco vedi un certo oggetto, se tu ti concentri sul nero ne vedi un altro. E questi sono appunto fenomeni molto famosi e molto molto forti, cioè è quasi impossibile riuscire a vedere l'opposto, finché a un certo punto ce la fai. Non si capisce bene cosa succede, ma a un certo punto lo vedi e a quel punto diventa molto semplice fare il salto fra l'uno e l'altro. Immagino, da come ha descritto, io non ho mai provato a fare questo esercizio, ma che l'esercizio di concentrarci sui vuoti invece che sul pieno abbia un po' questa... vada un po' a colpire quei meccanismi, no? Sì. Per cui scardini la tua comprensione, il cervello non ha più uno schema interpretativo e quindi smette di darti la soluzione semplice e semplificata e ti lascia vedere il dettaglio. Però a questo punto che differenza c'è a livello di rapporto tra mano, occhio e cervello, tra un disegno dal vero, un disegno a memoria e un disegno di fantasia? Cioè sono tre modalità un po' diverse in cui l'individuo e l'occhio si relaziona all'oggetto. E forse, Emanuela, tu hai fatto anche degli esperimenti a scuola su questo. Il risultato è stato che in realtà non c'è una grande differenza, cioè nel senso che la copia dal vero, nonostante uno immagini che questo rapporto così diretto tra l'oggetto e il foglio ci porti a una maggiore facilità nel disegno, alla fine soffre di tutti quei meccanismi di deviazione che fa il nostro cervello, allo stesso modo di un disegno invece di fantasia, sulla quale gli stereotipi li peschiamo direttamente senza dover fare lo sforzo di trasformare l'immagine che abbiamo davanti in immagine stereotipata. Quindi ecco, alla fine per imparare anche a fare dei disegni di fantasia bisogna avere scardinato quei meccanismi attraverso il disegno dal vero. E chi disegna bene immagini fantastiche o immagini a memoria parte comunque da una grande capacità di osservazione. E quelli che citavo all'inizio, la mano felice, insomma la persona che sa disegnare senza aver mai fatto un corso, è semplicemente uno che ha
questi meccanismi di selezione un po' più allentati e una capacità di osservazione maggiore, per cui fa autonomamente, senza che nessuno gliel'abbia detto, quel tipo di lavoro, di iniziare a misurare con gli occhi, a capire le proporzioni, le inclinazioni dei vari elementi, senza lasciarsi fuorviare dal fatto che ha davanti un volto, una sedia, eccetera, eccetera. Quindi, insomma, il meccanismo rimane poi sempre quello, mano, occhio, cervello, nemmeno allineati, perché in realtà si chiude un cerchio. Non c'è un percorso soltanto che va dal cervello all'occhio alla mano, ma la mano restituisce tanto al cervello, gli dà informazioni e in qualche modo anche lo plasma. Attraverso il disegno io posso fare conoscere delle cose al cervello. Se faccio un disegno architettonico, la semplice copia di un'immagine di un prospetto, io scopro cose che il mio occhio e il mio cervello assieme non avrebbero notato, perché la manualità, l'attenzione che motoria che mi serve proprio per il gesto di tracciare, crea un'attenzione, una concentrazione che il cervello normalmente non avrebbe. Quindi, tornando alla domanda di prima, non c'è differenza, l'approccio è sempre lo stesso ed è basato su questa intensificazione dei rapporti tra mano, occhio e cervello. Davide, c'è qualcosa sì, che... No, è perfetta questa consonanza di esperienze e di visioni, è impressionante. No, assolutamente, sono estremamente d'accordo, e più studiamo il cervello, più scopriamo che in realtà, a me ogni tanto viene da dirlo un po' provocatoriamente ai miei studenti, che scopriamo che di fatto la percezione non esiste, cioè non c'è nulla oggettivamente qualcosa al di fuori di noi. Tutto quello che noi percepiamo è manipolato dal nostro cervello, è inevitabilmente intriso di ciò che è stata l'esperienza precedente e di ciò che abbiamo imparato da questa esperienza precedente. Per cui anche se io volessi in questo momento disegnare quella cassa, che è anche una forma decisamente semplice, in realtà io la sto distorcendo sulla base di quella che è la mia aspettativa su che cosa sia una cassa, che a sua volta viene dall'esperienza precedente che io ho avuto. Quindi in realtà memoria e percezione sono un po' come se si fondessero sempre, non esiste un dato di fatto oggettivo che il cervello cattura. Il cervello non è un registratore di cose, un cervello è un elaboratore, ha le sue aspettative, le sue percezioni, cerca di predire quello che lo colpirà fra qualche secondo, e quindi tutto viene rielaborato sulla base della conoscenza e dell'esperienza precedente. Ecco, quanto allora noi perdiamo nella interazione con immagini digitali che alla fine ci richiedono passivi, cioè non ci richiedono nulla, noi siamo passivi di fronte all'esperienza di visualizzazione, di lettura di articoli, cioè nella nostra giornata siamo mediamente esposti a moltissime immagini, una civiltà molto più basata sull'immagine, sempre più e meno sulla parola per certi versi, però in cui non ci viene richiesto un ruolo attivo di elaborazione, sì, c'è un'elaborazione inconscia, ma la mano non interviene, sì. E non c'è questo esercizio che arricchisce in qualche modo il cervello, cioè ci sono dei benefici nell'accanirsi a disegnare, a relazionarsi con l'oggetto, con le misure, io dove sono nel paesaggio, sono piccolo, sono grande. Certo, sì, assolutamente c'è un vantaggio ed è una cosa che deve essere allenata, soprattutto nei bambini più piccoli, perché direi che le componenti sono principalmente due. Una è un po' quella a cui faceva riferimento prima Emanuela, ed è che semplicemente appunto ti costringe a uscire da questo modo di elaborazione implicita che il cervello ha di default e ti costringe a dare più attenzione a quello che stai facendo. Mm-hmm. Questo ti permette di catturare dei dettagli, di uscire dalla semplificazione che il cervello ti offre, come dicevamo prima, per vedere dei dettagli che sennò non vedresti. E forse li memorizzo anche di più. Sì, quello però non è chiarissimo se viene da questo fattore, cioè dal fatto che tu stai mettendo più attenzione, oppure dal secondo punto cruciale, che è come lo stabilire un contatto fra diverse modalità di esperienza del mondo. Quando tu vedi e basta, c'è soltanto il sistema visivo che sta elaborando quello che tu stai facendo. Poi in verità non è mai così, perché nel mondo reale, anche se noi vedenti abbiamo sempre l'impressione che il senso dominante sia la vista, in realtà non ce ne rendiamo conto, ma tutti gli altri quattro sensi, più il senso del tempo, sta comunque permeando la nostra percezione. Quindi siamo molto meno visivi di come abbiamo l'impressione di essere.
E in questo un'esperienza per me incredibilmente interessante è stata lavorare con soggetti che erano ciechi dalla nascita, per cui non hanno mai percepito la visione, e che vivevano per me in modo assolutamente incredibile questa loro condizione come totalmente normale. Quando io gli dicevo, ma come fai, ma com'è possibile che non hai mai visto il rosso? E lui mi dice, com'è possibile che non hai mai volato? Non si vuole, basta, qual è il problema? Ti abitui, esattamente così. Cioè loro semplicemente perdono questa componente, ma riescono proprio per questa via a vedere anche le altre. Però di fatto quello che succede è che tu stai lavorando con un senso dominante, no? Se invece cerchi di riprodurre, per esempio con la mano, quindi scrivendo, anche qui magari venga un esempio che studio più direttamente al laboratorio, io mi occupo soprattutto di lettura e scrittura, e quindi lì c'è il grande tema della appunto lettura e scrittura digitale, che quindi insomma i bambini cominciano a imparare a schiacciare tasti invece che a disegnare lettere, e ho detto disegnare non a caso. Quando tu eserciti, hai necessità di esercitare questo sistema motorio così fine, che è quello che ci richiede, appunto, che ci è richiesto per imparare a scrivere appropriatamente, è come se tu mettessi in connessione due mondi, per cui la tua rappresentazione mentale, per usare una parola molto astratta, della A, non è più soltanto la componente visiva della A, ma è anche la componente motoria, quindi tutta quella serie di comandi neurali che il sistema motorio ha dovuto mettere in piano, in atto, per ridisegnarla. È come il disegno di una bicicletta o andare in bicicletta, insomma, c'è un gesto che uno deve apprendere a fare. Esattamente. Anche qui poi ovviamente c'è una componente di, diciamo, di allenamento che poi a un certo punto ti porta a farlo se vuoi in modo automatico, no? Per noi, per esempio, non fa più una gran differenza, non è più tanto utile dal punto di vista dell'apprendimento scrivere una... Ma per un bambino di 7 anni che per la prima volta sta imparando che cos'è una A, ecco, quello fa tutta la differenza del mondo, perché in quel modo tu differenzi la rappresentazione di una lettera, cosa che se invece stessi digitando a un computer non differenzieresti, perché il movimento è esattamente identico. L'unica cosa che cambia... Avresti meno esperienza di una A. Esattamente. Un'esperienza minore. Quindi diciamo, avere più modalità in azione, modalità percettive, includendoci anche se vuoi il movimento in questo diciamo, contesto, aiuta un apprendimento decisamente migliore. E questo ovviamente vale anche per il disegno, per la capacità di osservazione. Dicevi prima, non a caso disegnare delle lettere. Perché Emanuela, dicevamo l'altro giorno che la scrittura è una forma di disegno, la calligrafia. Esatto, sì, soprattutto diciamo quella poi particolarmente curata in cui non si scrive per annotare un pensiero e quindi diventa un gesto automatico, ma si scrive per scrivere, per lavorare sulle lettere, sulla grafia. Quello è assolutamente una forma di disegno, e in effetti quando si apprendono le lettere, i movimenti, le attività motorie alla fine è identica a quella del disegno. Infatti c'è tutta una questione poi sull'impugnatura, che se inizialmente il bambino impugna in questo modo, poi deve avere un'impugnatura un po' più precisa, perché diciamo disegni più piccoli richiedono una manualità un po' più raffinata, ma sono disegni, e questo ci deve far pensare anche un'altra cosa, cioè se sappiamo fare quel tipo di disegno, abbiamo quell'abilità minima a distinguere una L da una A in corsivo, abbiamo tutto quello che serve per imparare a disegnare, perché alla fine tecnicamente dal punto di vista motorio è la stessa cosa tracciare e disegnare Amore e Psiche di Canova o scrivere il pensierino in corsivo. Non ci deve scioccare questa cosa, poi tutto il resto è il discorso che dicevamo prima, cioè saper vedere e quindi sfruttare quell'abilità motoria per cogliere proporzioni, chiaroscuri, eccetera, superando lo stereotipo magari della ala fatta come quelle delle farfalle, insomma tutti gli schematismi che potrebbero venirci. Quello che infatti io dico sempre è che il disegno è un linguaggio e quindi può essere appreso, può essere usato per esprimersi allo stesso modo come quello verbale. Il paragone continua, così come tutti siamo in grado di scrivere un testo in cui descriviamo una giornata, scriviamo un pezzo di cronaca, ma ecco, non pretendiamo di essere dei novelli Umberto Eco, allo stesso modo ognuno di noi ha quelle capacità di descrivere attraverso un disegno un panorama, una figura umana, una serie di oggetti,
senza necessariamente ambire ad essere Michelangelo. Cioè ci sono dei livelli intermedi, ma il livello che raggiungiamo con la scrittura purtroppo non lo raggiungiamo mai col disegno. Non perché siamo negati, perché non facciamo tutto quello stesso lungo lavoro che si fa alla scuola primaria, col quale veniamo portati a rendere sempre più complesso il nostro linguaggio, a esercitare la scrittura fino a sapere scrivere il saggio breve, eccetera. Il disegno breve, insomma, qualcosa di analogo non viene fatto, quindi ecco che poi alle scuole medie e al liceo ci ritroviamo con le stesse identiche capacità grafiche che avevamo quando abbiamo lasciato la scuola dell'infanzia. E ci vorrebbe, ecco, la stessa attenzione, le stesse ore dedicate al disegno, al linguaggio visivo, chiamiamolo ancora più in generale, che riguarda anche lo studio del colore. Poco fa Davide diceva il discorso "non hai mai visto un rosso". Anche lì il colore è un mondo incredibile nel quale fa tutto il cervello, nel senso che se noi vediamo rosso è perché qualcuno ci ha insegnato che quell'oggetto è rosso e da quel momento riconosciamo e usiamo quel nome per definire ciò che corrisponde al primo rosso che abbiamo visto. Ma riusciamo a vedere il rosso anche quando non c'è, semplicemente perché sappiamo che un oggetto è rosso. C'è la famosa immagine delle fragole, magari vi sarà capitata di trovarla su internet, un piatto pieno di fragole che è stato rielaborato con una velatura azzurra, in modo tale che in realtà in quell'immagine digitale non c'è più un solo pixel che lontanamente ricordi il rosso. Eppure chiunque, compresa me che conosco il trucco, davanti a quell'immagine dice sì, vabbè, c'è una lieve dominante azzurra, ma sono rosse. Sono rosse perché so e ho imparato che le fragole sono rosse, ma non sono assolutamente rosse. Zoomando, alla fine, quando la fragola non è più riconoscibile, vedo solo toni di grigio e di azzurro. Insomma, questo significa che... Altro inganno. Naturalmente, ecco, stiamo sparlando tanto del cervello, ma... Teniamocelo stretto, alleniamolo quanto si può. La bellezza, poi, di tutto quello che lo riesce a fare in team, con l'occhio e con la mano, si manifesta poi nel fatto che non esiste un disegno uguale all'altro. Ognuno di noi poi assume un suo modo di disegnare personale, pur facendo magari tutti gli stessi esercizi per superare gli stereotipi, eccetera. Poi c'è questa magia di questa personalità che emerge attraverso il disegno, per cui ognuno, poi diciamo parlando anche dei grandi, Michelangelo disegna in maniera diversa da Raffaello, da Leonardo, da Picasso. Ognuno poi ha il suo stile di disegno, nonostante magari l'oggetto sia lo stesso identico. Sì. È bellissimo, per esempio, come un pezzo classico come il Torso del Belvedere ai Musei Vaticani, il pezzo forse più copiato dagli artisti nel famoso esercizio di copia dal vero che si fa per imparare a disegnare, riconoscibilissimi tutti gli autori, nonostante abbiano tutti copiato per secoli lo stesso identico oggetto. Perché poi, ecco, poi rientra un po' anche di creatività, di magia, di punto di vista, di modo di interpretare le cose, di tratto, di manualità, insomma è una roba fantastica. Torniamo un attimo alla scrittura. Tu fai degli esperimenti con bambini che devono apprendere il disegno e l'esecuzione delle lettere. E hai scoperto delle cose interessanti. Sì, allora, sulla scrittura direttamente c'era, diciamo, effettivamente il fenomeno più forte di tutti, appunto, è legato a questa accoppiamento, fra la modalità visiva e la modalità motoria, per cui abbiamo visto per esempio che distorcendo l'esperienza visiva, anche qui adesso è una tecnica che è diventata molto, molto utilizzata, ci sono come degli occhiali che attraverso dei prismi ottici manipolano quello che tu stai vedendo in diretta, e quindi si chiede ai soggetti di copiare questo oggetto attraverso questi prismi, e si vedono tutti degli effetti che derivano proprio dalla percezione, per cui se tu vedi un oggetto che l'hai visto prima in naturale, poi indossi questi occhiali, quindi tu hai un po' questa contrapposizione fra la tua memoria di quell'oggetto, e soprattutto se è un oggetto funzionale, non so, un bicchiere, un piatto, per cui tu hai una rappresentazione stereotipata e quella che gli occhi non ti permettono di vedere.
Un'altra tecnica sperimentale che si usa abbastanza spesso è quella di chiedere a, qui soprattutto con gli adulti in realtà l'ho vista usare, si chiede agli adulti di riprodurre un disegno attraverso uno schermo, quindi una specie di schermo di computer, che riproduce, come se fosse su una tavoletta da disegno digitale, il disegno che sta facendo. Ma nel momento in cui la riproduce, ovviamente noi sperimentatori possiamo fare un po' tutte le cattiverie che vogliamo e quindi restituire un disegno magari diverso da quello che loro stanno facendo. Ed è molto forte l'effetto che queste distorsioni portano poi al modo in cui il disegno continua. Qui, per esempio, se loro stanno facendo una linea dritta, ma tu gliela fai vedere inclinata anche solo di un angolo divisivo minimo, loro automaticamente il sistema motorio aggiusta, per cui la linea successiva la disegnano leggermente più inclinata verso sinistra, perché noi gli avevamo fatto vedere che in realtà la linea che per loro era perfettamente dritta ed era oggettivamente perfettamente dritta. Quindi diciamo, c'è un aggiustamento continuo. Assolutamente. Rispetto a quello che il segnale mi rimanda. Assolutamente, assolutamente. Un po' come guidare, immagino, insomma. Sì, sì, ed è molto carino che questi sono, tra l'altro, sembrano essere capacità che vengono gestite da sistemi cerebrali molto antichi, diciamo non la neocorteccia, quindi quella che è nata nella biologia, nell'evoluzione dell'uomo più recentemente, ma in strutture cerebrali più vecchie, che sono molto, per questo molto più resistenti per esempio al danno. Per esempio quando succede che purtroppo uno fa un incidente oppure subisce un ictus, per cui ci sono delle aree cerebrali che vengono colpite da questi problemi e si perdono delle capacità motorie fini. Queste capacità motorie, queste qui che ho appena detto, quindi quelle di controllo diciamo automatico con l'occhio, sono quelle più resistenti. È molto molto raro che pazienti che perdono completamente la loro capacità di disegnare, ha anche un bel nome in neuropsicologia questa condizione, si chiama aprassia costruttiva, non so perché è costruttiva, però ma è il danno specifico nella riproduzione di disegni bidimensionali. E questi pazienti qui, in questo tipo di compito, di copia indiretta, sono abbastanza preservati rispetto invece al disegno su, diciamo, da immaginazione. Ci raccontavi anche di quando i bambini imparano la differenza tra la scrittura di una lettera con la pancia. La simmetria delle lettere, sì. Questo è un altro elemento, un altro esempio molto molto istruttivo su quanto il cervello impari velocemente a dimenticare le cose che non contano. Se qualcuno di voi ha bambini, nipoti, insomma figli in zona apprendimento della scrittura, avrà notato che quando loro imparano a scrivere, gli errori più frequenti accadono sulle lettere che non sono, che hanno una direzione stabilita. So, per esempio la B minuscola, se voi la fate al contrario, diventa una D. Allora succede molto molto spesso che i bambini che imparano a scrivere scambino la B per la D, sia in lettura, quando la vedono, che in scrittura. Loro cercano di disegnare una B, ma non ce la fanno. La maestra della mia bambina, che è molto simpatica, diceva che ha preso un colpo di vento e si sono girate dall'altra parte. C'è una ragione neurologica molto molto precisa, ed è il fatto, anche questo non ovvio, che la stragrande maggioranza degli oggetti della nostra vita è perfettamente simmetrico. Se voi vi mettete nei panni di un bambino di 3 anni, praticamente tutto quello che vede è simmetrico. La palla è tonda, la faccia della mamma è esattamente simmetrica, il tavolo è simmetrico, la sedia è simmetrica, la porta è simmetrica, quasi tutto quello che il cervello di un bambino vede è simmetrico. Per cui il cervello cosa fa? Sapete che c'è? Ma a me chi me lo fa fare di codificare anche tutta quella parte lì? Risparmio un po' l'energia, faccio attenzione soltanto a metà e la mia vita va avanti felice e continua. Ed è così vero fino a che non iniziano a scrivere, poveretti, perché a quel punto invece la differenza fra una B e una D è esattamente nella direzione verso cui la lettera si sviluppa. Ed è una capacità che loro devono letteralmente riapprendere. E quindi richiede molta, molta, molta più fatica, per esempio, che riconoscere invece l'H o la A, soprattutto il maiuscolo, scusate, in questo caso ho dimenticato di dire, che sono già simmetriche di natura, per cui il cervello come ormai naturalmente allenato a vederli, quegli oggetti lì, mentre gli oggetti che non lo sono, no. E questo comporta una difficoltà ulteriore. Beh, ci avete dato un sacco di spunti e stimoli, abbiamo capito che disegnare è un'attività che richiede una visione consapevole, attenta, quindi attenta anche un po' alle trappole che il cervello ci pone un po' inconsciamente, che ci si può allenare, quindi questa è un'ottima notizia, e poi che si percepisce di più e si memorizza di più, quindi è un rapporto più ricco con il reale intorno a noi. Ecco, non so se volete aggiungere altro su questo, oppure se possiamo partire con qualche domanda che credo per gli ultimi 10 minuti ci possa essere dal pubblico. Beh, sulla questione memorizzazione, sì, vorrei
aggiungere giusto qualche appunto. Il funzionamento della memorizzazione attraverso il disegno è un po' lo stesso che avviene quando prendiamo appunti. È una cosa di cui spesso gli studenti non si rendono conto: ah, ma io sono attento, non c'è bisogno che prendo appunti, mi ricordo tutto. In realtà il nostro cervello, sempre per i suoi meccanismi risparmiatori, dimenticherà gran parte di quello che ha ascoltato in brevissimo tempo. Prendere appunti invece, oltre a appunto farci ricordare quando rivediamo quegli appunti quello che è stato detto, ci obbliga a fare molta più attenzione e a concentrarci durante la spiegazione, perché devo immediatamente e in diretta, quasi come un interprete, estrapolare gli elementi più importanti e trascriverli senza distrarmi e perdendo quello che nel frattempo sta dicendo la persona. Disegnare e prendere appunti visivi, insomma, è un po' la stessa cosa. Certe volte ho chiesto ai miei studenti di disegnare le cose che stavamo dicendo, quindi non spieghiamo le parti del tempio, disegniamolo e annotiamo direttamente, altrimenti è veramente complicatissimo ricordare per esempio tutta la nomenclatura del tempio greco. Se lo ridisegno e ogni elemento l'ho tracciato, a quel punto ho avuto, come dire, mi si è rivelata la sua esistenza. Se disegno un echino anche in modo così schematico, mi ricorderò che c'è un elemento che sta tra il fusto e l'abaco e poi l'architrave. Quindi è una memorizzazione molto attiva e molto efficace. Bisognerebbe imparare a graficizzare molto di più anche concetti astratti. C'è un grafico bravissimo, per esempio, che è riuscito a tradurre in immagini, in poster quasi minimalisti, tutti i filoni della filosofia, il determinismo, l'idealismo. Ha trovato delle graficizzazioni veramente di forte impatto, che sintetizzano un discorso enorme e lunghissimo. È un po' la famosa questione dell'immagine che vale 2000 parole. Sì, se la sappiamo fare bene riusciamo a condensare dentro e a ricordare poi veramente tanto. Sì, tra l'altro questi meccanismi il cervello li mette in atto in automatico anche qui, vede più avanti di noi. Per esempio, noi pensiamo al tempo utilizzando quasi sempre delle metafore spaziali, e la cosa è così forte che non ce ne rendiamo neanche più conto. Io racconto sempre questo aneddoto: la prima volta che qualcuno me l'ha insegnato, c'era questo mio collega che mi diceva: io mi occupo dello spazio-tempo. No, perché sai, noi parliamo sempre del tempo usando delle metafore spaziali. Per esempio, diciamo che un meeting è stato molto lungo. Io dico: beh, e allora? Cioè, lungo è una parola temporale. Cioè, no, lungo non è una parola temporale, lungo è una parola spaziale che noi ricicliamo dallo spazio per parlare del tempo. Ah, hai ragione, sai che non c'ero mica mai arrivato, non ci avevo neanche pensato. Noi, la linea del tempo, la cosiddetta linea del tempo, è una realtà psicologica. Se noi dobbiamo elaborare dei numeri, siamo più veloci e più efficaci quando i numeri piccoli stanno a sinistra e i numeri grandi stanno a destra. Se qualcuno ce li ribalta in qualsiasi situazione, per esempio facendo leggere in ordine discendente, ci sono tutta una serie di esperimenti che dimostrano che siamo meno efficaci. Per cui vedi che anche qui, in questo caso è lo spazio, ma insomma in generale l'idea è che tu hai bisogno, il cervello ha bisogno di ricondurre dei concetti astratti, li processa meglio se è in grado di ricondurli a delle dimensioni che invece di cui ha un'esperienza percettiva e motoria più diretta, e appunto lo spazio ovviamente è la componente fondamentale. Ma questo è anche un ottimo spunto per leggere in maniera, diciamo, intelligente i grafici che ci vengono proposti dai media, eccetera. Abbiamo qui con noi un amico del Sole 24 Ore. Ci sono dei grafici dove ogni tanto cambia la scala logaritmica, cambia il focus e sembra che le distanze tra i punti siano amplissime, mentre invece ce l'hanno fatte vedere più da vicino. Ecco, credo che se noi ci abituiamo a disegnare noi delle cose, ci accorgiamo di alcune di alcuni trucchi, possiamo dire, ecco, o di alcune scorciatoie che chi ci offre una rappresentazione spesso prende.
E sul tema delle icone, chi lavora, non lo so, tutti noi siamo esposti, anche quando viaggiamo adesso, ci sono state 1 miliardo di icone sul coronavirus, ci sono le icone di come si mette la mascherina, di lavarsi le manine, e, voglio dire, se uno mi scrive lavati le mani, ce la faccio a capire, ecco. Però c'è un'iconizzazione un po' di tutto, alcune più, alcune meno riuscite, cioè, ci sono dei tentativi di rappresentazione semplificata del reale, che sono terribili, però la cosa bella è che trascendono le barriere linguistiche, quindi chiunque vede questa cosa più o meno si fa un'idea, ecco. Passerei... Sì, alcuni... Vai. No, volevo parlare proprio di questo discorso delle icone, della comunicazione attraverso immagini sintetiche. Che a volte risultano ambigue, per esempio se non hanno quell'universalità che immaginiamo. Per esempio la nostra generazione, quando vede un simbolo di un floppino, sa che vuol dire salva, ma mia figlia non lo sa perché non ha mai visto un floppy disk. Quindi insomma ci sono delle questioni anche delicate su come usiamo dei simboli molto sintetici. Un'immagine molto ampia, una procedura descritta attraverso tante figure è più comprensibile, ma quando la sintetizziamo dobbiamo essere certi che appartenga al bagaglio visivo della persona che deve poi decrittare quell'immagine. Quanto alla linea del tempo, mi hai fatto pensare, Davide, ai lunghi dibattiti che abbiamo in redazione con Zanichelli sulle linee del tempo. E alla fine, dopo ampie discussioni, è uscito fuori che l'unica linea del tempo che non fa nascere cattive interpretazioni è solo quella orizzontale. Tutti i tentativi di linee verticali sono ambigue. Perché? Perché la nostra lettura normalmente è dall'alto verso il basso, quindi dovremmo mettere sopra le cose più antiche. Però se poi pensiamo a una cosa che invece si accumula, il tempo più recente tenderemmo a metterlo in alto. Quindi qual è più giusta? La linea del tempo che va dal basso verso l'alto, quindi dall'antico al moderno, o dall'antico al moderno all'ingiù? Ecco, questa è una cosa incredibile, perché mette in crisi due opposti sistemi di percezione, quello della lettura testuale e quello invece del tempo che noi percepiamo in maniera diversa ma sempre spaziale. Anche qui ci sono... Quella orizzontale funziona, quella adottiamo. Sì, dipende appunto dal contesto culturale, però sì, anche qui ci sono degli esempi fantastici, per esempio gli arabi che scrivono da destra a sinistra hanno una linea del tempo orizzontale ma che funziona al contrario della nostra, per cui loro per esempio mettono il passato a destra e il futuro a sinistra. Ci sono delle culture che invece lo rappresentano in senso sagittale, quindi il tempo è una linea che ci parte dalla schiena e esce dal davanti, e anche qui a me intuitivamente verrebbe da dire che... va da dietro, quindi dietro c'è il passato e davanti c'è il futuro, invece alcune culture ce l'hanno al contrario e il loro razionale è che il futuro lo conosci e quindi lo hai davanti agli occhi, per cui sta di fronte a te, mentre il passato non lo conosci e quindi sta dietro di te. È una fortissima componente culturale, sono anche esperimenti bellissimi, usando quei prismi che vi dicevo prima, ci si può allenare a scrivere allo specchio, quindi tu scrivi in sostanza da destra a sinistra. Se lo facciamo noi, bastano 5 minuti e l'esperimento che dava il vantaggio per il numero piccolo a sinistra, il tempo passato a sinistra e il futuro a destra, viene immediatamente ribaltato. Bastano 5 minuti di esperienza, ovviamente molto pregnante, perché è molto difficile imparare a scrivere allo specchio, ma insomma con questi prismi ce la si fa, e la linea del tempo improvvisamente gli va dietro. Ancora per dire che la correlazione fra la componente percettiva, la componente motoria, che ovviamente in questo caso, insomma, l'esperimento non parlava di disegno, però ha una rilevanza molto molto forte, per ovvia ragione, anche per il disegno, è sempre presente, insomma, è molto fortemente dentro di noi, e se non ci si prende conoscenza non succede niente, si vive bene, però probabilmente non si disegna bene come si potrebbe, quando invece uno acquisisce controllo di questi meccanismi e sa allenarli nel modo giusto. Sì, è come quando noi compriamo un gadget elettronico e usiamo al 5% quello che riesce a fare, cioè noi potremmo fare molto di più. Sì. E la cosa bella è che è divertente farlo, cioè non è così difficile come apprendere come usare meglio la cinepresa, eccetera. Senz'altro. Serve tanto quanto un sudoku a tenere plastico il cervello, però è molto più
più divertente, molto più vario, mi sembra. Ci sono domande dal pubblico? Due. La signora davanti, forse, prima. Buonasera a tutti, grazie intanto della bellissima conferenza a cui abbiamo assistito. Io mi chiedevo, considerando quello che dicevamo prima, che diceva sulla imparare a scrivere le lettere con la pancia a destra e a sinistra. Allora, io sono mancina e fin da piccolina ho iniziato a scrivere da destra a sinistra, ma semplicemente perché almeno vedevo quello che scrivevo, perché sennò da sinistra a destra mi coprivo la mano, quindi non riuscivo. Tuttora, quando scrivo il 4, devo pensarci da che lato devo metterlo, perché tendo a metterlo al contrario. Quindi mi chiedevo se questo essere mancina in qualche modo influisca il rapporto cervello-mano-occhio, o se è semplicemente una scusa che mi do per non aver imparato a scrivere il 4 da elementari. No, no, allora c'è sicuramente una connessione. Diciamo, la dominanza manuale viene tipicamente correlata con la dominanza emisferica per il linguaggio. Questa è un po', diciamo, una delle pochissime cose che abbiamo capito sul mancinismo, o almeno che so io, perché non è una cosa di cui mi occupo direttamente. Senz'altro c'è questa componente, anche a me, io non sono mancino, ma ho parecchi amici mancini e... anch'io, insomma, la cosa che mi stupiva particolarmente della loro scrittura era sempre che appunto non hanno feedback visivo, per cui metà di quello che scrivi è coperto dalla tua stessa mano, no? E c'è un po' anche qui il mito che i mancini hanno una brutta calligrafia, che potrebbe venire dal fatto che effettivamente l'accoppiamento mano-cervello è più difficile da ottenere, per cui appunto bisogna girare un po' il foglio o fare delle cose strane. E direttamente rispetto all'esperienza asimmetria del 4 in questo caso, non saprei dire. Potrebbe anche essere quella una componente che viene dalla più difficile da raggiungere accoppiamento mano-cervello, perché semplicemente la mano copre quello che stai vedendo. Emanuela, i tuoi allievi mancini sono... hanno delle caratteristiche? Quando si disegna, diciamo che non c'è più differenza, perché si può cominciare da qualsiasi punto e andare in qualsiasi verso. Questo è un bel vantaggio. sì, non esiste un verso del disegno. Esiste però una procedura che, anche se poi, ecco, come tutte le procedure, i metodi, poi viene smentita magari da alcuni geni, e cioè che bisognerebbe prima fare uno schizzo molto vago, complessivo, e poi cominciare ad andare ad affinare via via i dettagli. C'è chi comincia da l'unghia del piede e da lì poi tira fuori il famoso amore psiche. Però non è il caso dei miei alunni, devo dire che sul fatto del mancinismo non ho notato particolari differenze, cioè che i mancini fossero più bravi o meno bravi rispetto ai destrorsi. È un po'... Forse proprio perché il disegno non ha una direzione, quindi forse si toglie questo problema. Sì, forse c'è questo... e non si sentono magari così osservati nella grafia, quindi si sentono un po' più rilassati a loro agio nel momento del disegno. Devo dire che spesso non me ne accorgo poi dopo, quando li vedo scrivere, magari che erano mancini, ma sul disegno hanno più che altro forse la tendenza a impugnare peggio, se ricordo un po' qualche caso. Però devo dire che anche lì questa dell'impugnatura fa parte delle buone regole, ma ho visto ragazzi disegnare benissimo con delle impugnature che mi facevano inorridire. La questione chiaramente è che se tengo le tre dita attorno alla punta è ovvio che ho un controllo migliore che se le tengo e quindi lavoro più di polso, mentre se riesco al polso ad aggiungere l'articolazione proprio delle dita, è ovvio che ho un controllo migliore. Eppure si riesce anche a supplire a questo, a disegnare bene anche con pessime impugnature, anche da mancini, eccetera. Grazie. La questione poi destrorsi, eccetera, e prevalenza degli emisferi. Io per esempio ho molti, non sono mancina, ma ci sono tanti mancini nella mia famiglia, e io per esempio mi accorgo di avere qualche problema a distinguere in maniera istantanea la destra e la sinistra. Quindi quando devo dare istruzioni stradali dico vai di qui, perché immediatamente non mi viene di dire se questa è la destra o la sinistra, ci devo pensare quell'attimo fatale per cui sbagli poi traversa, e allora lo faccio coi gesti e so di non sbagliare.
Davide, ci darai degli esercizi specifici, perché anch'io ho lo stesso problema. Sul destra e sinistra. C'era una domanda lì in fondo. Buonasera, io volevo fare una domanda sempre sul tema mancino destro, ma sul più in particolare sul ruolo della mano recessiva, e cioè la mano negletta, no? Quella che in realtà è non dominante, quella che non ha precisione, eccetera, che però ha un suo ruolo, che è il ruolo di gestione dello spazio, di spostare la carta. Mi chiedo se ci sia anche qui un discorso, non necessariamente sinistro-destro, ma se ci sia un discorso legato a una differenza tra la scrittura, che ovviamente ha una direzione a seconda della cultura indicata, o col disegno, se l'utilizzo della mano recessiva abbia una funzione e una sua gestione motoria particolare, insomma. Sì. Allora, io sarò molto breve perché non ne so tantissimo. Sicuramente è vero che c'è meno controllo motorio. Tipicamente questo è attribuito al fatto che dicevamo prima che c'è un emisfero dominante, che è quello che determina la mano dominante. Quell'emisfero lì è quello che di solito tiene i circuiti, la gran parte, perché quasi niente è veramente solo lateralizzato nel cervello, tiene i circuiti che gestiscono ad alto livello il controllo motorio, quindi determinano per esempio l'ordine di partenza di diversi muscoli, quindi cose diciamo più di programmazione più che di realizzazione, che poi viene invece mandata nei due emisferi, che poi ciascuno controlla al proprio lato del motorio, quello davvero in modo esclusivo. La vicinanza fra il centro diciamo di controllo elevato e quello più sottile è quello che di solito fa determinare la miglior precisione da un lato rispetto all'altro. Questo significa anche che in realtà da un punto di vista puramente cognitivo la mano meno dominante potrebbe avere la funzionalità dell'altra, insomma non c'è una grande asimmetria se non una distanza di trasmissione leggermente più alta. Però i segnali neurali sono super super veloci, per cui quei pochi centimetri in più che devono fare difficilmente possono spiegare la differenza di controllo fine. La mia opinione personale, anche se lì non ci ho mai fatto esperimenti sopra, è che molto venga dal rinforzo dell'apprendimento. Quando uno decide che è destro, decide che è mancino, inizia a lavorare così tanto più di fino con quella mano rispetto all'altra che ovviamente il gap non può che diventare molto molto ampio. Sì, confermo, dal punto di vista del disegno mi è capitato di una studentessa che aveva il braccio destro ingessato, lei era destrorsa e naturalmente non le chiedevo di fare disegno con le squadrette, ma di fare delle figure, delle forme così a mano libera con la sinistra. E devo dire che ha fatto poi enormi progressi nel giro di queste 3 settimane di ingessatura. Quindi lì ho pensato che in effetti c'è poi una questione proprio, non dico di atrofizzazione, ma comunque di non apprendimento di quell'esercizio, di quell'abilità motoria che però c'è, cioè potenzialmente c'è. Quindi il problema è che appunto se fin da piccolissimi poi cominciamo a preferire una mano, facciamo con quella tutte quelle serie di cose, l'altra non le sviluppa, ma potenzialmente potrebbe averle. Se volessimo potremmo cominciare a usarla. Avevo invece un alunno che riusciva a cominciare un disegno con la sinistra e continuarlo con la destra, il che era un vero spettacolo. Non le aveva mai abbandonate, era tendenzialmente destrorso, cioè scriveva con la destra, ma probabilmente partiva anche da un mancinismo, non lo so. Però si prendeva grandi libertà nello spazio. Abbiamo un'altra domanda. Innanzitutto buonasera. Allora, io volevo chiedere, visto che era un po' uscito l'argomento del che si può apprendere a disegnare anche in età adulta. Allora, io mi domando, il mio cervello, come abbiamo parlato adesso, ha chiaramente dei retroscena, se così si può dire, che mi arrivano dall'apprendimento infantile e quant'altro. Quanto è probabile che io possa riuscire a scardinare questi punti fondamentali in un'età adulta tramite magari anche degli esperimenti, piuttosto che un bambino che magari nasce tramite, magari quotidianamente disegna, anche senza bisogno che qualcuno gli dica come si faccia una determinata cosa, quanto è probabile che io possa imparare appunto a disegnare
bene rispetto a un bambino appunto che invece lo fa magari istintivamente, magari lo continua per il resto della sua vita, cioè quanto... Quanto è probabile che... Allora, qui sicuramente ho più esperienza Emanuela, quindi ancora sarò super veloce. Sicuramente il cervello perde elasticità con l'età in generale, ma come tutte le correlazioni del mondo non sono perfette, per cui c'è gente che a 60 anni è in grado di imparare ancora 5 lingue in modo completamente fluente e ci sono persone che a 8 anni fanno fatica a imparare una seconda, per cui c'è molta variabilità. Quindi la partita non è persa, bisogna provarci e vedere cosa succede. Senz'altro è meglio da piccoli, ma non è impossibile da grandi. Ecco, è un po' come così. Il proverbio delle foreste, cioè il miglior momento era 20 anni fa di piantare un albero, il secondo miglior momento è adesso, quindi insomma, poi dipende da cosa uno intende per disegnare bene, cioè, bene per chi poi. Però Manuela, sì, forse tu hai... No, la probabilità, insomma, se ne parliamo in termini statistici, c'è, naturalmente, certo, ci vuole la stessa applicazione che ci mette il bambino che è capace di passare ore e ore con i pennarelli in mano, perché, vi dicevo all'inizio, la prima cosa che ho detto è che non è un'attività innata e spontanea nell'uomo, è un'attività molto concettuale, quindi bisogna applicarsi. E il bambino che disegna tutta la vita generalmente è un bambino che ha quella innata, più che altro quella famosa capacità di vedere in maniera profonda e quindi a un certo punto riesce a superare da solo gli stereotipi, inizia ad avere piacere per quello che disegna, perché è somigliante, perché è verosimile, perché è gradevole, quindi continuerà a disegnare. Ma la maggior parte dei bambini comunque intorno poi agli 8 anni si ferma, non disegna più autonomamente e quindi poi ecco ci si può ritrovare a disegnare a 40 anni come a 8 anni, però a 40 anni si può riprendere con, se ci vuole, pazienza, motivazione, magari sarebbe interessante e utile essere seguiti, cioè fare dei corsi in cui qualcuno ti spiega come fare. La cosa sarebbe un po' è come imparare una lingua da solo e impararla invece andando sul posto e facendo conversazione, avendo un insegnante, ecco, la cosa è simile. Sì, quindi è così. Si può imparare anche da autodidatti, ma è faticosissimo. Quindi, insomma, si può, torno a dire, si può imparare a qualsiasi età. Chiaramente, come diceva Chiara, poi il livello che si può raggiungere dipende non solo dall'impegno, da quanto ancora abbiamo il cervello attivo, perché tutto parte da lì, ma i risultati possono essere molto, molto, molto anche gratificanti. La ragione per cui noi organizziamo da anni il Festival del Disegno è proprio questa, cioè noi abbiamo... notato che dopo la scuola dell'obbligo, anzi nemmeno, cioè dopo la terza media, in Italia a scuola non si disegna più e comunque nella vita adulta, a meno che uno non lo faccia di professione perché è magari architetto o magari geometra o è grafico, ma il 90%, 95% di noi in età adulta non disegna. Quindi noi organizziamo un sacco di laboratori per far vedere che si può. Si può, dà piacere, riattiva dei circuiti, cioè ci fa simpatia organizzare laboratori per i bambini, però i bambini disegnano già un sacco a scuola, a casa, nel doposcuola, eccetera. Ed è proprio pensato per tutti quelli che bambini non sono più. E quindi adesso non so quanti di voi si occupino di didattica o quanti si occupino di altre attività, ma è una ginnastica personale, è un esercizio di meditazione, è un modo di togliere un po' di veleno da tutta l'esposizione che abbiamo avuto, specialmente in questi mesi, a un'interazione totalmente digitale. È anche un modo per prendersi veramente i propri spazi e l'unica cosa che si rischia è cambiare foglio. Quindi, insomma, è un rischio molto gestibile. C'era un'ultima domanda, credo. Buon pomeriggio a tutti. Io volevo chiedervi se dovessimo pensare al meccanismo di mano, occhio e cervello, confrontando il ritratto di una persona che possiamo avere davanti rispetto al nostro autoritratto. Questo cambia o resta uguale? Manuela, la giriamo a te. Puoi ripetere la domanda? Sì.
Non ho capito bene, cioè che differenza ci sia tra il fare un ritratto e il fare il proprio autoritratto? Esatto, se il meccanismo cambia, dato che parliamo di noi stessi, nel momento in cui disegniamo noi rispetto all'altra persona, se c'è qualcosa che cambia o no, tra l'autoritratto e il ritratto di un'altra persona. Credo, diciamo che non è un esperimento che mi è capitato di fare, però suppongo che l'autoritratto sia ancora più complicato perché noi stessi non ci riconosciamo spesso neanche in fotografia, quindi riuscire a disegnarci significa non uscire solo dallo stereotipo del volto, ma anche dall'immagine che noi abbiamo costruito di noi stessi. Quindi ecco, immagino che sia difficile perché bisogna guardare al proprio volto come se fosse quello di un estraneo per riuscire a osservare veramente. A me capita di guardarmi in foto e dire ma io le sopracciglia ce le ho così, ma io ero convinta, cioè non, il nostro volto che noi vediamo attraverso lo specchio lo vediamo nell'unico modo con cui gli altri non lo vedono, noi non vediamo mai come ci vedono gli altri perché ci possiamo vedere solo allo specchio, quindi credo che ci sia una difficoltà ulteriore dovuta a questa aggiunta di meccanismo sulla nostra percezione del nostro volto. Qui io ho solo un aneddoto da raccontare che è molto diverso, almeno a me mi ha fatto ridere per molto tempo. In università spesso prima di fare gli esperimenti su larga scala si provano fra di noi, insomma, no? Quindi ci si chiama, cioè, mi è venuta questa idea, vieni a vedere male. Cosa ne pensi. Sì, ovviamente. No, è tutto comportamentale, quindi niente di serio. Allora io ho fatto il soggetto sperimentale a mio collega che studiava la percezione del sé e il compito, neanche me l'hanno fatto fare, mi hanno invitato, il prerequisito era essere in grado di riconoscere la foto della propria mano rispetto a dei distrattori, mani di altri. Io ero completamente random, cioè non avevo idea, ho fatto esattamente il 50% giusto o sbagliato, proprio tiravo a caso. Non avevo idea di come è fatta la mia mano, vedevo delle foto della mia mano insieme a quella di un'altra e non ero in grado di distinguerle. Ed è stato un po' così imbarazzante che la studentessa mi ha detto, senti, lasciamo stare. Fatti da parte. Fai da parte che facciamo con altri. È così. Grazie mille, grazie Davide, grazie Emanuela, grazie a tutti voi e a chi ci ha seguito in diretta e da casa. E la registrazione sarà poi disponibile da domani. E io vi saluto dalla Sala Bertarelli del Castello Sforzesco di Milano per questa quinta edizione del Festival del Disegno Fabriano e ringrazio di nuovo tutti voi. Grazie. Grazie. Per chi vuole apprendere ancora di più, le pubblicazioni di Emanuela Perzanichelli per la scuola sono disponibili per tutti in libreria e quelle di Davide, se volete approfondire, magari ci mandi tu una lista di cose comprensibili, non lo so, da me che faccio da paradigma così della persona. Se mi permettete un attimo di autopubblicità, però non sul disegno, sarà sulla lettura che è un po' il mio campo di studio. Adesso finalmente mi sono fatto convincere a scrivere un libro in italiano un pochino più divulgativo dove si comincia a parlare un po' di queste cose. Quando in modo uscirà? Accessibile. Sto rivedendo le bozze adesso, spero nel giro di un paio di mesi, si chiamerà Neuropsicologia della lettura per Carocci. Ecco, prendiamo nota. Grazie partite Davide. Più semplice, più digeribile. Grazie. Ciao Emanuela. Ciao. Ciao, grazie a tutti.